ufficiale. Avete parlato di cose istituzionali? Esce un comunicato stampa ufficiale, grazie signori. Può dire qualcosa? Esce un comunicato stampa. Esce un comunicato stampa, sono andato dal sindaco a incontrare il presidente del consiglio. Sì, vabbè, basta. Buono è questo. Questo è buono, allora. Grazie. Posso, gentilmente mi fate passare per presidente? Grazie, molto gentili. Sto andando. A Roma? Prego? Rimane a Roma? Sì, domani c'è la direzione. Partecipa alla direzione. Partecipa alla direzione. Che cosa dirà? Questo ce lo può dire, non è, immagino non sarà nel comunicato ufficiale. No, vedete se andiamo a fare. Occhio ragazzi, occhio, vi prego. Attenzione, fate male. Tutto qui. Occhio, grazie mille, arrivederci signori, buon lavoro. Signori, buongiorno. In concreto, la questione della indipendenza si è posta anche in sede di opinione pubblica in relazione allo svolgimento da parte di magistrati di incarichi amministrativi esterni ed alla loro partecipazione alla vita politica, comportando l'uno e l'altra il rischio di legami atti ad attenuare, quantomeno sotto il profilo dell'immagine, l'obiettività di giudizio del singolo magistrato. Si tratta di un tema particolarmente delicato. La partecipazione all'attività politica non può essere disconosciuta, attenendo all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma ne va sicuramente regolato, meglio di quanto accade attualmente, l'impatto sulla funzione giurisdizionale. Resto dell'avviso che lo svolgimento di incarichi esterni, rispondente del resto ad un'antica tradizione non soltanto italiana, non vada demonizzato, perché anzi, ove esercitato nella giusta misura e con il giusto atteggiamento, consente al magistrato di acquisire una preziosa esperienza circa i concreti meccanismi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni che può essergli particolarmente utile proprio in sede di esplicazione delle proprie funzioni istituzionali. È necessario prestare attenzione a che le pur indispensabili esigenze della finanza pubblica non si spingano fino al punto da costituire un ostacolo all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito. Oggi, più che in passato, la pubblica amministrazione e l'attività amministrativa possono costituire uno strumento di sviluppo del Paese. Un diritto amministrativo più snello è una delle vie che ci condurranno lontano dalla crisi. Presidente, possiamo? A parte il cappello, io ho fatto il saluto. Io gli ho fatto il saluto. Presidente, spero che non si fermi qua, abbassi il suo finestrino. Monti, in subordine Monti. Lasciamo stare i nomi perché è un giochino. Allora posso dirvi una cosa, per due mesi mi avete fatto ogni giorno la stessa domanda e io vi ho dato ogni giorno la stessa risposta. Potete dirmi una volta che avevo ragione io, avevate torto voi, perché voi guardavate a Monti insieme a tutta la scena politica mentre stava accadendo qualcosa di rivoluzionario sotto i nostri piedi? Allora non continuate ora a fare la stessa domanda. Il problema non è quello di comporre la tarantella di alcuni nomi, di alcune personalità. Il problema è di capire qual è lo stile con cui bisogna entrare in questa storia nuova. È una storia nuova quella che si è aperta. Lo stile è quello di mettere tutti, Grillo incluso, di fronte alle proprie responsabilità. Grillo è uno dei vincitori assoluti di queste elezioni? Bene. Monti è uno degli sconfitti assoluti di queste elezioni? Bene, allora traiamone delle conseguenze. Monti mi pare fuori gioco, Grillo se uno dei vincitori di questa campagna elettorale, di queste consultazioni politiche, va preso sul serio. Grillo propone un'agenda di temi e di questioni su cui chi avrà l'incarico di formare il governo dovrà dare una risposta. Vediamo che succede. Ma Grillo, come dice Renzi, va sfidato oppure va stanato? Sono parole sfidato, stanato. Bisogna chiedergli che si prenda delle responsabilità. D'altro canto, chi si presenta alle elezioni e acquisisce un risultato così importante, dopo deve prendersi delle responsabilità. Non so, col... Può suonare tanti verbi diversi, però non è questo.